Oggi voglio parlarti della contestuale di vendita, cioè il momento nel quale si porta a conclusione una trattativa extragiudiziale a saldo e stralcio. Durante l'udienza accadono queste tre cose. La prima è il saldo di tutti i creditori, quindi verranno predisposti una serie di assegni circolari che verranno consegnati proprio durante l'udienza, nel quale verranno saldati, con le cifre concordate a saldo stralcio precedentemente, i vari attori. Pensiamo al condominio piuttosto che l'istituto di credito, eventualmente Equitalia, o tutti i fornitori o comunque le persone che vantano un credito nei confronti del debitore esecutato. La seconda è l'estinzione della procedura esecutiva da parte del giudice. Preso atto che i creditori sono soddisfatti degli importi che hanno ricevuto, il giudice estingue la procedura e ordina la cancellazione dei pignoramenti delle pregiudizievoli gravanti sull'immobile. La terza è il rogito notarile. Molto spesso avviene direttamente all'interno del tribunale, quindi terminata l'udienza con il giudice, ci si sposta in un'altra stanza dove si fa il passaggio di proprietà con il notaio, con la parte acquirente e la parte venditrice dell'immobile che era oggetto di pignoramento. Naturalmente, per portare a termine un'operazione extragiudiziale a saldo e stralcio è necessario, oltre alle competenze immobiliari, avere anche delle competenze tecnico-giuridiche. Come sempre, spero che le informazioni che ho condiviso con te possano esserti in qualche modo utili nella tua attività di investitore immobiliare. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!